tutti dal palazzetto Atleti Azzurri d'Italia di Martignaco, un palazzetto gremitissimo per un derby che vede scontrarsi la prima e la seconda squadra in classifica. La prima è l'Ittas Cittafiera Martignaco, prima nel girone di B1 femminile, girone B, contro la seconda, la CDA Volley Talmassons, che ora ha il pallone per il primo servizio. Un derby sentitissimo, a dimostrarlo è sufficiente la quantità di pubblico, di appassionati che è arrivata qui a Martignaco per assistere a questo derby. Ha tantissimi gli spunti di interesse, ma li illustreremo durante la partita. Intanto do il benvenuto a chi mi accompagnerà nel commento tecnico. Ciao Ciro. Sì, buonasera Silvia, buonasera a tutti. È la partita dell'anno, possiamo dirlo, è la partita di fine anno, è la partita che decide un sacco di cose, tra cui la supremazia del girone. La tensione è altissima e l'emozione si sente. L'abbiamo detto, un solo punto a dividere queste due squadre e quindi c'è in gioco il titolo virtuale, ma non troppo, di campione d'inverno. Ovviamente è un titolo virtuale perché non dà punti in più per questo girone, ma ha una grande importanza psicologica. Primo set già partito con la CDA, che riesce a mettere giù i primi due punti, 0-2 dunque il punteggio. E diamo un'occhiata alle formazioni messe in campo dai due allenatori, con Stefano Castagnaro ancora costretto a rinunciare alla presenza importante del capitano Gilda Lombardo per un infortunio muscolare. Stefano Castagnaro quindi sceglie Giora al palleggio, posta Facco, Nardini, Egogna al centro, Cozzo e Sartori all'ala. E come libero quest'oggi è partita al posto di Jenny Ponte Francesca Cerruto, che comunque nel corso di questo inizio campionato, siamo alla decima giornata, si è sempre alternata con la sua compagna di ruolo. Errore intanto per Cozzo in battuta, 1-3 il punteggio, mentre Gennari si appresta alla sua battuta flottante, palla che rimane nel campo dell'Itas Cittafiera Martignaco. Ecco la formazione messa in campo da Marco Gazzotti, con Gennari, l'avete appena vista, al palleggio, posto Pozzoni, Martinuzzo e Molinaro al centro, Beltrame e Caravello all'ala. De Nardi come libero. De Nardi che ora subisce il servizio di Giulia Gogna, 1-5. Uno degli obiettivi dichiarati per la squadra di Castagnaro è forzare la battuta, vero Ciro? Sì, sicuramente sarà uno dei temi di questa gara, anche perché ricordiamo che Martignaco gioca con questo sistema un po' insolito, dove l'opposto Pozzoni entra in ricezione al posto di Beltrame. Finora si è comportata benissimo in questo fondamentale, però oggi dobbiamo mettere in conto anche l'aspetto emotivo della gara, e oggettivamente la ricezione di Martignaco non è partita col piede giusto. 2-5 in questo primo parziale, con il primo punto messo a segno da Molinaro, l'ex Villa Vicentina, sempre tra le top scorer quando è stata schierata da Marco Gazzotti. Mette a segno il suo primo punto, risponde una delle ex di questa partita, Valentina Facco, da zona 2. Tante le ex in campo in questo momento che giocano con la CDA Talmassons quest'anno, ma che solo l'anno scorso erano dall'altra parte della barricata, per così dire, ovvero Valentina Facco, Giulia Gogna, per citare solamente quelle in campo in questo momento. In panchina anche Elena Colonnello e, se vogliamo, ovviamente Stefano Castagnaro, ma si parla di qualche anno fa, 3 anni fa c'era con la maglia bianco-azzurra anche Camilla Giora, e possiamo citare anche Valentina Cozzo, che però insomma ha girato diverse squadre in provincia di Udine. Errore a servizio per Valentina Facco, 3-7 il punteggio. E ora attenzione al servizio di Molinaro, partita un po' nervosa in queste prime battute. Sì,
la prima impressione, Silvia, è che sia Martignacco quella che ha che sta sentendo di più la tensione, e questo è un chiaro esempio. Molinaro ci ha abituato a turni di battuta veramente pericolosi. Ricordo l'ultimo tabellino in casa, 5 punti per un centrale in battuta sono veramente tanti. In più in questa rotazione avevamo Alice Sartori in posto 4 e sappiamo che quell'angolo è quello preferito da Molinaro in battuta, invece la palla si è spenta a metà rete. Pozzoni ora entra nello score dopo una ricezione non precisissima, riesce a rimediare con l'aiuto della palleggiatrice Gennari che le offre un buon pallone, 4-8. È proprio la numero 1, maglia bianco-azzurra, ad andare al servizio. Buon servizio su Cerruto che tiene bene fast per Nardini. Giora sta giocando molto con i suoi centrali appena ne ha l'occasione. Sì, in questo caso Silvia non sappiamo se quella di Martinuzzo è una scelta strategica o individuale, perché con l'attacco a due seguire Nardini poteva essere forse la scelta preferibile, invece è rimasta al centro, forse ingannata anche da Giora. È chiaro che Nardini in fast col muro a uno ha buone possibilità di passare. Martinuzzo cerca di rispondere con un'altra fast, ma la palla non supera la rete. 4-10 e time out chiamato da Marco Gazzotti. L'abbiamo già detto, partita nervosa, però si poteva presupporre che la tensione fosse dalla parte della CDA, visto le tante ex che forse hanno qualcosa da dimostrare su questo campo. Sì, sì, ma dici bene, ma anche per un altro motivo, per come è stata preparata la partita in settimana. Abbiamo letto sulla stampa locale diverse dichiarazioni e anche l'approccio alla gara. Abbiamo notato, abbiamo letto tra le righe, un avvicinamento molto più teso da parte dell'ambiente di Talmassonsi rispetto a Martignacco. Il presidente ha stemperato, anzi non ha voluto parlare della partita, della consueta cena di Natale societaria, quindi l'approccio è stato completamente diverso. Evidentemente per il momento sembra aver funzionato di più la strategia di Talmassonsi, cioè quella di caricare l'ambiente. Per ora sì, ma ora Alison Beltrame suona la carica con il 5-10, messa a segno con una palla appoggiata in diagonale stretta, che prende controtempo il terzo di rete. E non c'è di un niente l'ace di Beltrame. È il terzo errore in battuta, Silvia. Tre errori da Martignacco in così poche scambi è una rarità. E ti dirò anche che questo errore poteva starci un po' meno, quelli con diciamo palla a rete, diagonale stretta, capisce tutto Cozzo, pallonetto di Cozzo, recupero di De Nardi, c'è una free ball per la CDA Talmassonsi che Giora gioca con il money out di Valentina Facco, 5-12. CDA Talmassonsi che batte sistematicamente sulla parte sinistra del campo, questo crea qualche difficoltà normalmente al palleggiatore, non in questo caso, ma come vedete appena molla un po' la tensione al servizio Martignacco si rimette a giocare, e come, 6-12. Martinuzzo, vedremo se cercherà la zona presidiata da Alice Sartori, è così, ma la palla arriva tra le braccia di Cerruto. Facco, copertura sempre di Cerruto, primo tempo di Gogna, con un po' di fortuna Giulia Gogna trova il punto, 6-13. E ricordiamo anche che la classifica del girone B di B1 femminile è molto molto stretta e c'è uno spettatore parecchio interessato, l'Ospitaletto, che attende il risultato di questa partita. Gran difesa di Cozzo sull'attacco di Molinaro e poi Sartori, diagonale stretta, 6-14. Veramente
Sì, ne ha trovato un angolo difficilissimo Sartori, tant'è che anche Caravello, che di solito in quanto a letture di traiettorie se ne intende, è rimasta spiazzata. Ancora palla spinta su De Nardi verso zona 1, muro a 1 di Sartori su Molinaro da seconda linea, Beltrame a mani alte, Cerruto fa colpo a passare, ma la palla viene recuperata e poi d'esperienza il capitano Lara Caravello, 7-14. Con Castagnaro che dà indicazioni alle sue ragazze. Gennari al servizio, cerca di battere su Cozzo, palla un po' bassa, Giorgio deve alzare in bagger, Sartori pallonetto, capisce tutto Gennari, De Nardi in bagger per Pozzoni, pallonetto sul quale non arriva nessuno, buona scelta di Beatrice Pozzoni. Sì, mi sembra di capire Silvia, anche se forse è presto per delineare una tattica, che Alice Sartori non sia l'obiettivo in battuta di Martignacco, nonostante sia oggettivamente l'elemento meno solido. Chiede il tocco Sartori, non lo trova. Ecco, questo però hai un attaccante di posto 4 che per due volte non è impegnato in ricezione, quindi ha tutto il tempo di preparare l'attacco, prima un pallonetto agevolmente difeso, adesso una palla fuori, due errori consecutivi e questo e ora ti costringe a giocare col centro, col muro di Martignacco che può sgravare, no, l'impegno da posto 4. Adesso rischia di entrare in un loop negativo Talmassons non indifferente. Martignacco che rincorre la CDA Talmassons 10-14. Buona ricezione di Cozzo, Sartori, il muro di Martignacco tiene e poi Molinaro, palla recuperata in qualche modo, è free ball ancora per l'Itas Citafiera, Pozzoni, difesa di Giora, la palla non tocca ad un soffio il soffitto, Facco passa in diagonale stretta, l'urlo del Puma di Padova, 10-15. Ed è Giulia Gogna a prepararsi dietro la linea dei 9 metri. Sempre su Pozzoni, che a questo punto è l'obiettivo principale, come la schiacciatrice più efficace per l'Itas Citafiera Martignacco, rimane Molinaro. Sì. Non scopriamo niente stasera quando diciamo che con Molinaro in prima linea c'è una densità di palloni serviti a lei superiore alla media delle altre centrali, questo sembra evidente e gli scout hanno ragione a questa distribuzione. Errore in battuta in salto da Caravello che io non vedevo da almeno 4 partite sicuramente, non sbaglia mai battuta in salto Lara Caravello, ha fatto delle serie incredibili anche proprio facendo recuperare la sua squadra, segno che ancora un po' di tensione c'è. Facco, il suo servizio fuori non di molto, ha fatto una battuta che non era né carne né pesce. Mi sembra, infatti, mi sembra di aver capito che Castagnaro gli ha detto rischi, attacca, cioè, forza pure, forza pure. Molinaro, 12-16, la sua palla tocca il nastro, fast per Nardini e questo colpo da Daniela Nardini non l'avevo visto così spesso. Decisamente CDA scesa in campo molto concentrata. Itas Citafiera Martignacco dopo un avvio incerto, diciamo che sta pagando soprattutto quell'avvio incerto, ora sta tornando al suo livello di gioco. C'è il tocco. L'ho visto anch'io Silvia. Da qui si vedeva un cambiamento di rotazione di palla, penso Daniela Nardini. 13-17, comunque, sono proprio quei 4 punti che all'inizio Martignacco ha perso, se vogliamo guardarli in altro di modo. Di cui due battute. Esatto, stavo comunque, per dirlo. Invece io spendo una parola per Pozzoni, che è bersagliata in ricezione e sta tenendo dopo appunto questo
primo avvio un po' incerto, diciamo così, sta metabolizzando il fatto di essere diventata l'obiettivo principale della battuta avversaria, non fa altrettanto in un altro fondamentale. Tanti tanti errori a servizio per l'Ital Suite a Fiera Martignacco potrebbero costare cari in questo primo parziale. Non li ho contati, ma almeno 5 battute, Silvia. Palla corta di Nardini, Gennari per Beltrame, mani out. Quattordici-18. Ed è proprio lei, l'ex Kions, ad andare al servizio. Prima aveva sfiorato l'ace, mette in difficoltà ora Sartori, palla che torna nel campo di Talmassons, riesce a recuperare Sartori, Cotto fuori dall'asta, non riesce a evitare il muro deciso di Martinuzzo. Però quanto mi piace una banda che con una palla quasi impossibile comunque tira tutto il braccio e dopo la murata rassicura le compagne. Questo la personalità che ha Cozzo, probabilmente non ce l'ha nessuna giocatrice sul parchetto di oggi. Tra parentesi, l'unica mamma in campo. Mamma presente in campo, è vero, mamma di Giorgia, che non l'ho vista questa sera, ma normalmente, forse per appunto l'affollamento del palazzetto questa sera, ma normalmente segue sempre Valentina in tutte le partite, perlomeno quelle casalinghe o quelle in zona. 15-18 e timeout chiamato da Stefano Castagnaro, un momento topico di questo primo set. Ancora Beltrame al servizio, partita divertente anche se con tanti errori al servizio. Entrambe le squadre cercano di spingere molto in questo fondamentale. Sartori ancora problemi per lei, Facco, palla alta per Cozzo che cerca di lavorare la palla. De Nardi bene in difesa, poi Martinuzzo commette un errore strano per questa atleta, manda direttamente out. Strano perché l'alzata era positiva e l'errore è grossolano, non stiamo parlando di centimetri. Forse un po' fuori ritmo, ma non più di questo. 16-19. CDA che ora sbaglia servizio. Sta rischiando di far tornare in gara il Martignacco che aveva qualche problema a uscire da certe rotazioni. Esatto. Ancora problemi per Sartori. Poi ottimo primo tempo servito da Agogna. Adagiora Agogna. Bravissima Agogna perché trova una traiettoria impossibile da intercettare per la difesa, ma difficilissima perché devi passare vicino al muro nella zona di conflitto, diciamo così, tra 5 e 6. È una palla che se passa al muro sicuramente va a terra in quei casi. Cozzo su Pozzoni, pallonetto di Molinaro, ci arriva Cerruto da seconda linea. Cozzo. E tutti noi avevamo capito dagli spalti che cosa avrebbe fatto, sì. Ma nessuno è riuscito a prendere quella palla. Però posso dire, non me ne voglia Giulia De Nardi, questo è un errore tecnico, perché sul pallonetto verso l'esterno non puoi andare con la mano aperta, perché quella palla ovviamente sul rimbalzo andrà fuori. Lì bisognava andare a scavare, diciamo, col braccio. Questo è un errore tecnico. La giocatrice ha letto il pallonetto e ci è arrivata in tempo. 16-21. Time out chiamato ovviamente da Marco Gazzotti. Talmassons che aveva, anzi Ital Suite a Fiera Martignacco che aveva rosicchiato punti alla CDA Talmassons arrivando a meno 3. E poi un errore di Martinuzzo che si è rivelato piuttosto sanguinoso ha dato fiato alle ragazze di Stefano Castagnaro che ora continuano con il servizio di una Cozzo molto attenta in difesa. Ancora qualche problema per De Nardi che però riesce a tenere bene la ricezione. Gennari lascia sola soletta il capitano Lara Caravello che mette giù senza forzare. 17-21.
ancora Gennari al servizio, palla difficile per Cozzo che comunque tiene. Poi Facco, la mancina passa in lungo linea. Stasera vediamo Valentina Facco piuttosto carica contro la sua ex squadra. Lei è un agonista, Silvia, è sempre ipercompetitiva, ma stasera penso che stia veramente cercando di raggiungere il 110%. E sa anche di essere un terminale offensivo importante visto l'assenza di Gilda Lombardo. Buon attacco di Pozzoni da zona 4. Lei che ricopre sia il ruolo di opposto che di ala, volendo può ricoprire entrambi i ruoli, si trova bene in attacco anche da zona 4 e lo dimostra ora. 18-22, siamo ancora al primo set, fiato sospeso per i tifosi qui a Martignacco. Lara Caravello trova l'ace in zona di conflitto tra Cerruto e Cozzo. 19-22, Martignacco ancora lì, non molla. Allora, servizio di Caravello che parte con una flottante su Cerruto, problemi per lei in ricezione che sta ancora pensando al precedente errore. 20-22 e c'è il cambio dei liberi, fuori Cerruto, dentro Ponte. Cerruto che ha fatto benissimo finora, ma ci ha pensato troppo a quell'errore commesso. Timeout chiamato ovviamente da Stefano Castegnaro. Il paradosso, Silvia, è che Dalmasson si è andata in difficoltà sulla prima battuta di Caravello in salto float, non salto spin, su una traiettoria, una velocità non sicuramente delle più pericolose, quindi su una palla che doveva essere agevole si è creato questo circolo vizioso che ha costretto Castegnaro al time out e adesso Martignacco è col fiato sul collo di Dalmasson. 20-22, squadre che rientrano in campo. Si riparte ovviamente con il servizio di Caravello che ascolta le indicazioni di Marco Gazzotti. Andremo su chi cercherà di servire, su Sartori che tiene bene, palla alta per Facco, il suo lungolinea, il suo urlo liberatorio, la mette proprio negli ultimi 20 centimetri di campo, difficile da difendere. 20-23 ed è proprio la mancina veneta ad andare al servizio, piedi a terra questa volta per lei, spinge sempre su Denardi che riceve molto bene. E palla difesa da Facco, poi rischia l'incolumità Camilla Giora arrivando sulle transenne. 21-23. Attenzione Silvia, questo è un momento secondo me cruciale, non serve essere dei geni, abbiamo Molinaro in battuta e Sartori in posto 4 che deve ricevere, se la cava benissimo. Palla per Facco, fischiata la doppia a Camilla Giora, chiamata sanguinosa questa. È purtroppo inevitabile. 22-23. E ora tanta pressione su Sartori, corre Cozzo, free ball per Martignacco. Gennari se la gioca con la veloce dietro di Martinuzzo, 23 pari, bellissimo finale di set. C'è doppio cambio per Castegnaro, si gioca questa carta. Stefano Castegnaro mette in campo Costanza Neri e Elena Colonnello come opposto, che vanno a rimpiazzare la diagonale Giora Facco. Si controlla la formazione, capitano in campo Valentina Cozzo. In teoria cerco di interpretare, Silvia, esatto, il modo migliore per togliere Sartori dalla ricezione. Colonnello
è entrata da posto, ma di fatto è una ricevitrice, per cui ha rinforzato anche la linea di ricezione. Molinaro trova l'ace. Itas cita Piera Martignacco, che dimostra un sangue freddo incredibile con una delle protagoniste abituali di questi momenti topici di massima tensione, Beatrice Molinaro, che ora ha in mano la palla per vincere il set 24-23. Martignacco non era mai stato in vantaggio in tutto il set e trova il secondo ace, Beatrice Molinaro, incredibile. CDA Talmassosa avanti anche di 5-6 punti in questo parziale, perde il primo set grazie a un'ottima Itas Citafiera Martignacco nella seconda parte del parziale per 25-23. Primo set pieno di emozioni vinto dalla squadra di casa Itas Citafiera Martignacco per questo derby che vale il titolo di campione d'inverno. Un primo set nel quale la CDA Talmassos è stata avanti per 4-8, 13-18 e poi sul finale si è fatta raggiungere e due ace di Beatrice Molinaro hanno messo il sigillo al primo parziale. Si ricomincia con la stessa formazione iniziale per entrambe le formazioni, partita piacevole e pubblico veramente col fiato sospeso sugli spalti. Silvia, incredibilmente il primo set ci ha spiazzato, perché dopo una partenza a razzo del Talmassos oggettivamente sembrava difficile prevedere un rientro in gara di Martignacco. Adesso bisogna valutare l'aspetto mentale, perché ti assicuro che farsi scappare un set così ucciderebbe anche la più solida delle squadre. Pare che Talmassos sia partita bene, ma abbiamo visto prima, non basta la partenza. Altro elemento che abbiamo visto già in queste prime battute, errore a servizio di Martignacco. Certo che senza quegli errori al servizio Martignacco avrebbe lottato punto a punto sempre e avrebbe potuto arrivare prima al risultato che comunque ha conseguito. Possiamo ribaltare il discorso e dire che se Talmassos, una volta acquisito il vantaggio, non avesse buttato via tutte quelle battute, forse non si sarebbe trovata a giocarsi punto a punto l'ultima parte di set. 1-2, intanto il punteggio due pari con l'errore in attacco di Sartori. Caravello che torna al servizio con salto flot che in questo caso va fuori, ma l'abbiamo visto, stanno rischiando molto molto moltissimo da dietro la linea dei 9 metri entrambe le squadre. Ora vediamo Giulia Gogna, una delle ex della partita, palla lunga sempre su Denardi. Gennari per Pozzoni, in qualche modo Gogna viene abbattuta, prova a recuperare la palla Giora, ma è il 3-3. E ora Beatrice Molinaro, nell'ultima partita in casa avevamo intervistato lei come atleta tra le migliori in campo nonostante la sconfitta contro l'Antea Volley Vicenza, e tuttora si sta confermando una delle migliori con questo mezzo punto messo a segno, perfezionato poi da Pozzoni. 4-3, Martignacco avanti. Ancora Molinaro, mentre cala il silenzio sul palazzetto si sente solamente la mia voce. Molinaro out, ma non di molto. Direi che è evidente il cambio di strategia in battuta di Martignacco già da metà del primo set. Ormai la X è sulla pettorina di Alice Sartori e bisogna vedere come reagirà poi in attacco. Gran difesa a un braccio di Cozzo, Sartori non passa e
Questo è un aspetto importante da valutare. Bersagliata in ricezione deve cercare di tenere la mente sgombra per attaccare, facile a dirsi. Però è il secondo errore diretto in attacco per una banda. 5-4, ancora problemi per Cerruto. Giora il suo muro. Non me ne voglia Martinuzzo, ma mi sembra davvero la meno in palla stasera in attacco, in queste piccole cose, contrasti a muro, in battuta. Forse non è ancora scaldato i motori. Beh, sarebbe il caso che iniziasse, perché la 5 partita. Pari. Sartori, centrale su De Nardi, Martinuzzo, c'è il muro di Nardini. De Nardi per la seconda linea del capitano Carabello, che cerca di sorprendere comunque la difesa. Cotto, murata. Palla bassa e tesa per Cozzo, non ha il tempo di giocare con le mani nel muro, di sfruttare la sua tecnica. E il mismatch fisico c'è, perché il muro di Martignacco è veramente alto, 6-5. Attenzione a Beltrame, buono il suo servizio. Nardini sotto, abbondantemente sotto il nastro superiore della rete, 7-5. E Martignacco che mette la freccia, ma 3 o 4 errori diretti non provocati della CDA Talmassons, che ora viene graziata dall'arbitro, ma non da Gennari, che mette a segno l'8-5. Momento di sbandamento, direi, per la CDA Talmassons. Direi una squadra smarrita. Time out chiamato ovviamente da Stefano Castegnaro. Marco Gazzotti sa che questo potrebbe essere il momento per assestare un colpo decisivo. Se non altro tenendo conto che dal punto di vista della brillantezza fisica Martignacco parte da una posizione di vantaggio, anzi sappiamo che vista dall'altra parte Talmassons soffre le partite molto lunghe, soffre le gare dove e l'aspetto atletico diventa determinante, quindi è verosimile che Gazzotti abbia tutto l'interesse a far sì che la partita si chiuda prima possibile. 8-5, si riprende, come si era concluso con il buon servizio di Beltrame. Palla alta per Cozzo, murata, c'è in copertura Cerruto. Un'altra possibilità per la fast di Martinuzzo, e l'avevi chiamata Ciro, eccola qua, Linda Martinuzzo. Bravissima Gennaro a volerla tenere in gara, perché rischiava veramente di perderla. È vero che Martignacco ha varie alternative anche in panchina, l'ha detto più volte, cosa che forse non si può dire, perlomeno non in questo momento, per la CDA Talmassons. Nardini si rifà dell'errore precedente con questo attacco in lungo linea, 9-6. Ma per la CDA Talmassons è il momento di fare gli straordinari per non vedere scappare l'Italia della Città Fiera Martignacco. Sarebbe poi molto difficile recuperare tanti punti. Buona difesa di Giora, se la cava bene col palleggio anche Nardini, e poi è Gennari a commettere infrazione. Forse poteva essere graziata in questo caso, ma si è visto forse in maniera troppo netta il contromovimento di Gennari. 9-7. Buona ricezione di Pozzoni, palla spinta per Carabello, mulata uno da Giora. De Nardi ancora per Carabello, gioca con le mani del muro. Altra possibilità per la CDA Talmassons con la pipe di Sartori, che non va giù, sale di tono la difesa della Litas Città Fiera Martignacco, ma contro questo colpo Nardini non riesce ad opporsi. 10-7. Silvia, Talmassons ha calato vistosamente l'intensità della battuta,
probabilmente ha perso sicurezza. In apertura di telecronaca abbiamo detto che l'imperativo per Talmassos era forzare questo fondamentale, ma al secondo set abbiamo visto delle palle quasi appoggiate. Ed è un indice proprio di condizione mentale mutata rispetto all'inizio del match. C'è l'ace di Martinuzzo, 11-7. E spazio allora a Ponte al posto di Cerruto, che sembra un po' travolta dagli eventi, in questo caso un po' in balia dell'andamento della partita. Serve assolutamente la sua presenza forte in campo, la presenza del libero. E Stefano Castagnaro si gioca la carta Ponte. Gran copertura di Gennari, Caravello, Murata. Ponte deve alzare in bagger per Cozzo, che riesce a salvarsi in questa maniera, ma ancora Caravello, palla che non va giù, azione lunga, Cozzo verso il centro, capisce tutto il capitano dell'Itas Citafiera Martignacco. Ancora Ponte in bagger, questa volta per Facco, difesa da Beltrame, Martinuzzo si tuffa, Pozzoni, palla corta, facile per la difesa di Talmassos, che conquista il punto con il primo tempo di Giulia Gogna. Bellissima azione, Silvia, difficile commentarla, complimenti per la resistenza aerobica. C'è da dire che Pozzoni poteva fare qualcosa di meglio su quel terzo tocco in bagger. Forse una palla lunga in 5 avrebbe messo almeno per far rifiatare un po' più tempo tra l'attacco, tra la difesa e l'attacco. 11-8, comunque tanti punti da recuperare per la CDA Talmassons. Caravello, tocco del muro, buon tocco del muro. Facco! Non ci sta! Si è presa un rischio non indifferente Facco, perché la palla era alta, il muro sembrava compatto. Molinaro è stato in verticale, per cui il fatto che si sia infilata tra Caravello e Molinaro è un errore del muro, non una bravura dell'attaccante. Caravello, palla out. Me lo conferma Ciro. 11-10. E non c'è il time out chiamato da Marco Gazzotti, ce l'aspettavamo un po'. Tiene in qualche modo Pozzoni, palla alta per Caravello, che ha attaccato davvero una marea di palloni in questa parte del match. Poi Cozzo, una murata se la prende, due murate se le prende, ma la terza decide che non è il caso. È che giustamente Cozzo ha dato il benvenuto alla nuova arrivata in Friuli, che forse non sa che il money out di Cozzo ha fatto scuola. 11 pari e c'è il cambio a dare un po' fiato al capitano Caravello in campo Fedrigo. Fedrigo che ha sostituito ottimamente nello scorso match proprio il capitano in quel di Pisogno, una partita difficile che Martignacco ha vinto per 0-3, lottando punto a punto in ogni parziale. 12-11 il punteggio, con un ottimo pallonetto di Beatrice Molinaro, che anche questa sera, lo ribadiamo ancora una volta, tra le migliori in campo. Buon servizio di Gennari, Giora ad una mano altissima per Gogna, e abbiamo visto queste scene dall'altra parte del campo un paio di anni fa, ce lo ricordiamo quando Giulia Gogna prende la palla così in alto. 12 pari, De Nardi si deve spostare, Gennari, palla altissima per Pozzoni, che diagonale di Beatrice Pozzoni, gira tutto di polso, bravissima. ...13-12... partita divertente. Sì, questo, diciamo così, questo set rispecchia un po' le nostre aspettative, Silvia, una frazione dove le squadre proseguono punto a punto senza creare grandi strappi, ed era quello che ci aspettavamo dall'inizio, ed è quello che tutti gli appassionati, davvero, cioè di tutte le, ci sono giocatori, allenatori di tutte le categorie questa sera qui al palazzetto di Martignacco, un vero spettacolo. Altro punto, questa volta di Sartori.
13-14, CDA avanti dopo essere stata in svantaggio di 3 o 4 punti. Gogna a spingere su Federigo, riesce ad arrivare su questa palla De Nardi, free ball per la CDA, se la gioca con Facco che riesce a recuperare un altro pallone, difese spettacolari, altra free ball per Martignacco, Federigo che manda la palla direttamente nel campo della CDA e c'è il cambio immediato per l'ex Sandonan numero 15. Rientra in campo imperdonabile Silvia, purtroppo per il momento, per la situazione, per come si è sviluppato a questo punto, imperdonabile. Si arrabbia molto infatti Gazzotti, 13-15, CDA a più 2. E time out ovviamente chiamato dal tecnico. Qua Gazzotti deve essere bravo però a non focalizzarsi sull'errore, perché altrimenti le giocatrici non ne vengono fuori. Bisogna pensare a quello dopo, facile dirlo da qua, però creare nella giocatrice la sindrome da errore è la cosa peggiore, lo abbiamo detto tante volte. Sicuramente, intanto la tolta dalla difesa. Ed effettivamente è vero che Lara Caravello è costretta ad attaccare molti palloni e spesso con squadre molto fisiche non riesce a passare con continuità, ma in difesa e in ricezione è irrinunciabile per la squadra di Gazzotti. Sì, per una questione di equilibrio, l'ho detto tante volte, oltre all'aspetto tecnico c'è anche l'aspetto organizzativo, chiamiamolo così. Palla alta per Pozzoni, difesa di Gogna non precisa ma abbastanza da permettere l'attacco a Cozzo che viene però difeso. Pozzoni, pallo netto, telefonatissimo, ma Gogna si lancia nella difesa, ma insomma non è libero. Diciamo che molte squadre sanno che quando il centrale è lungo in 5, per quanto possa allungarsi, i tempi di discesa a terra sono altissimi. Molinaro. Errore testa al servizio. Non è il primo stasera. È vero che ha costruito mattoncino su mattoncino la rimonta nel primo set, però di solito non sbaglia così tanto in battuta. Chiaro che Cozzo su De Nardi. Bene Gennari per Beltrame, difesa di Ponte in bagger, Giora per Sartori, a segno 14-17. Penso che ci sia un errore di Martinuzzo, Silvia, perché anche la palla era molto corta, Sartori non ha preso la palla alta. No, e non è una giocata di gioco che gira molto, non riesce ancora a trovare traiettorie, diciamo, in questa rotazione molto decise. Bene l'ingresso di Ponte in campo. Palla recuperata, mano aperta da Gennari, free ball per la CDA Talmassos con Sartori, attenzione, palla ancora viva, Pozzoni, difesa da Ponte, di prima intenzione Giora, ma questa palla non può cadere con la difesa dell'Itas Cittafiera. Martignacco, Pozzoni usa le maniere forti e fa bene. 15-17, che scambio comunque anche questo. Questo dimostra che Martignacco è viva e vegeta, Silvia. Altro che. È sotto di 2 punti, ha preso un paio di schiaffi di quelli che fanno male, ma assolutamente non ha intenzione di regalare nulla. E non è la prima volta che dimostra questo carattere. Ricordiamo, entrambe le squadre hanno perso solamente una partita su 10. Ed è per questo che si trovano in questa posizione. Ora bel muro di Beltrame su Sartori, su Facco, scusate, da seconda linea. 16-17. Pozzoni, sua battuta può far male. Cozzo riesce a tenerla. Nardini, difesa da Caravello ottimamente. Beltrame, palla out di un niente. Era una buona palla questa di Beltrame. Sì, era una palla forzata da un'alzata imprecisa di Gennari. Incredibilmente imprecisa stasera. Non è,
E la velocità di gioco richiesta, l'intensità non è indifferente. Gran attacco di Beltrame. Lo sa Gennari che la palla precedente non era buona, tende a fare su un attacco non buono del suo attaccante, tende a servire nuovamente lo stesso attaccante, quello che si è verificato adesso, 17-18. Beltrame è arrivato in seconda linea per il servizio, Cozzo, Nardini non riesce a mettere giù questa fast, Carabello, palla appoggiata in lungo linea, che classe! Il capitano, 18 pari, ha visto in piedi Sartori e ha colpito. 18 pari, sì, ma l'inerzia è tutta dalla parte di Martignacco, perché i punti di Martignacco sono costruiti, e cercati e studiati, quelli di Tamassoso per il momento devono da errori e imprecisioni degli avversari. Bene Ponte in ricezione, Cozzo sulla diagonale, difesa bene da De Nardi, palla spinta per Carabello, a mani alte Ponte, da seconda linea Sartori, che forza, con un po' di fortuna riesce a passare, 18-19. E comunque non ha rifiutato l'attacco Sartori, ricordiamo che è una giocatrice giovane, ha la prima esperienza in B1. L'anno scorso ha esordito in Serie A. Allora alla Yamamai. Ha esordito anche. Sì, sì, ha giocato. Buona difesa di Nardini. È andata. C'è l'invasione. Alice Sartori è andata alla Busta Arsizio a fare la B1. Non si chiama più Yamamai. È andata a Busta Arsizio a fare la B1. Poi una serie di circostanze favorevoli, quali infortuni, necessità di prima squadra, hanno fatto sì che esordisse con Marco Bencarelli, per cui ha calcato anche la serie A1. Ha calcato anche quella categoria. L'attacco di Cozzo, che vede Beltrame accorciare. Valentina Cozzo. Questo è un colpo difficilissimo, questa palla spazzolata verso posto 1. E come la fa Cozzo? Non la fa nessuno. 19-20. È divertente vedere due giocatrici come Valentina Cozzo e Lara Carabello in campo. Errore in ricezione, uno dei pochissimi di Lara Carabello. Dicevo, giocatrici con questo tasso tecnico. Ecco, magari qualche spettatore avrà intuito, no, questa nostra predilezione per queste due giocatrici. Sì. Però ecco, una cosa che mi piace ricordare spesso è che passano gli anni, cambiano le generazioni, ma Carabello e Cozzo sono sempre lì. Cozzo è 89, penso. Lo controlliamo. 89, esatto. E a 16 anni ha esaurito in B1 a San Giovanni, è ancora qui. 20-21 il punteggio. Gennari, servizio su Cozzo, palla alta per Facco, che non se la sente di forzare, sbaglia secondo me in questo caso Pozzoni, gioco del muro che manda fuori giri Gianni Ponte, 21 pari. Anche questo secondo set farà sudare i tifosi di entrambe le formazioni. Gennari concentrata per la sua battuta flot, buona. E Gogna, tocco del muro, può rigiocare Gennari con una palla spostata per Molinaro, che però non, Molinaro non riesce ad agganciare bene. Facco! Facco, il suo attacco viene dato out, secondo me in parte aveva toccato la linea, in ogni caso 22-21 e time out chiesto da Stefano Castegnaro. E anche qui, diciamo, dopo quel dopo quella doppia sanguinosa fischiata a Camilla Giora nel set precedente, questo è un punto che può voler dire qualcosa, diciamo, anche se siamo 22-21, quindi nulla è detto. Anche nel secondo set, diciamo così, arriva un punto nel momento cruciale che dipende o da un errore avversario
in questo caso all'errore dell'arbitro. 22-21. Fanno sentire i tifosi di entrambe le formazioni. Gennari, ancora flottante su Cozzo, e c'è l'ace. 23-21. Sembra di vedere il copione del primo set. Primo set che ricordo lì da Città Fiera Martignocco ha vinto per 25-23. Ancora Gennari che insisterà probabilmente su quella zona di campo. È così, altri problemi questa volta per Jenny Ponte. Facco rifiuta l'attacco e dà la possibilità a Carabello di chiudere in diagonale. C'è la difesa, ma Sartori non riesce a dare una palla gestibile per Facco. Ed è Pozzori a trovare il muro della stessa Facco. 23-22. È riuscita la Cigliata a salvare la situazione con un muro, ma diversi problemi in difesa e ricezione. E ora il servizio per Cozzo, che va a trovare De Nardi. Palla per Molinaro, la sua fast, la sua frustata, mette giù il 24-22. Due set goal per l'Itas Città Fiera Martignacco, che come la scorsa settimana ha saputo soffrire, portarsi avanti nel momento decisivo. Murata Gogna, Facco ci prova anche su questa palla. Lara Carabello ha annullato il primo set ball dei due disponibili, 24-23. Questa è una rotazione favorevole, Silvia, per Martignacco, perché non è una rotazione favorevole perché è l'unica in cui riceve Alison Beltrame, quindi mi aspetto che sia l'obiettivo. Però abbiamo visto che spesso l'avversario, per cercare Alison Beltrame in prima linea sulla pista, sbaglia la battuta. Esatto, è favorevole dal punto di vista del numero di attacchi, perché in caso di situazione perfetta Gennari ha l'imbarazzo della scelta con i cannoni in prima linea e Carabello pronta a entrare in pipe. Quindi davvero solo l'imbarazzo della scelta per Gennari. Vedremo se chi andrà al servizio, credo che sia Giulia Gogna, il punto sensibile della ricezione di Martignacco. Ovviamente non deve sbagliare. Evidente. Ovviamente. 24-23, ancora un set ball per l'Itas Città Fiera Martignacco. Palla non forzata decisamente di Giulia Gogna, bella apertura per Pozzoni, pallonetto. Pozzoni trova tutto chiuso, Beltrame senza forzare, c'è la possibilità per Valentina Facco. Palleggio così così di Camilla Giora. Dal punto di vista dello sviluppo del gioco, grande alzata, geniale. Dal punto di vista tecnico, avesse fischiato questa, credo che il primo arbitro non se la sia sentita di chiamare questa infrazione a Camilla Giora. 24 pari, annullati due set ball all'Itas Città Fiera Martignacco. Pozzoni, Murata, Gennari, apertura per Beltrame, la palla gioca sul filo, può alzare Ponte per Sartori, palla che torna nel campo della CDA. Sartori non è forza, difende Gennari, possibilità per Pozzoni, lungo linea c'è Cozzo, palla alzata a nessuno da Sartori, che ha perso un po' l'orientamento. Primo tempo di Molinaro, che incredibilmente sbaglia, non c'era tocco, incredibilmente sbaglia Molinaro, non c'era tocco. Assolutamente. Proprio Molinaro l'ha fatta rimbalzare sul filo della rete. Nella nostra posizione si vedeva particolarmente bene nonostante le proteste. E c'è il set ball per la CDA Talmassons, ed ecco Molinaro come risponde con
un buon punto in FAS, animi che ovviamente si scaldano. Però sinceramente in questo caso, nell'azione precedente, Molinaro aveva trovato solamente la rete e poi l'out. 25 pari, annullati due set ball all'Itas Citafiera Maltignacco e uno alla CDA Talmassons Molinaro. Errore sanguinoso in battuta, 25-26. C'è un'altra errore, possibilità per la CDA Talmassons di rimettere in pari il conto dei set. Difficoltà per Pozzoni, che comunque attacca forte. Cozzo su una palla che non sembrava impossibile, non tiene. 26 pari. È saltato un po' tutto in questo caso, soprattutto sono saltati i nervi in campo. Brava Pozzoni comunque a cercare il punto anche in questa situazione difficile. Buono il suo servizio su Sartori, che tiene bene. Pallonetto di Nardini. Murato, Facco, piedi a terra. Gennari, serve Beltrame, palla che rimbalza sulle mani del muro. 27-26. Però adesso Talmassons comincia a essere recidivo nel non voler chiudere il punto. Non puoi pensare a questi livelli, in questa azione, di poter dare palla in mano all'avversario. Questa palla di Nardini, per Nardini era buona. Anche quella per Facco, si poteva attaccare almeno con un saltino. 27-26. Buon servizio di Pozzoni, la palla non tocca di un soffio il soffitto. Facco senza forzare, possibilità per Martinuzzo che trova il 28-26. Itas Citafiera Martignacco avanti 2-7-0 nel derby friulano, che vale il primo posto di campione d'inverno. Itas Citafiera Martignacco avanti per 2-7-0, ma non lasciatevi ingannare da questo parziale, partita vivissima. Primo set finito 25-23, secondo set finito ai vantaggi 28-26, con un Itas Citafiera Martignacco che ha saputo soffrire. Si è vista annullare ben due set ball e poi è andata a vincere ai vantaggi. E dal punto di vista mentale la squadra di Marco Gazzotti sta vincendo il derby. Giora in bagger per Cozzo, murata da Molinaro. 2-0. Ora l'inerzia della partita è tutta dalla parte dell'Itas Citafiera Martignacco. Serve qualcosa di speciale da parte della CDA Talmassons per allungare ancora di più il match e magari provare a conquistare una vittoria, che a questo punto si può verificare solamente al tie break. Possibilità per Carabello, tocco del muro, se ne avvede Cozzo. Facco, palla recuperata sotto rete, in affanno la CDA. Possibilità per Molinaro. Ponte a mani alte, non tiene. Palla che chissà, forse sarebbe anche finita fuori vista la posizione di Ponte. 3-0, break iniziale micidiale da parte dell'Itas Citafiera Martignacco, che va al servizio con Gennari. Squadra ovviamente immutata per Marco Gazzotti. Per quanto riguarda Stefano Castegnaro, rimane in campo il libero Gianni Ponte. Per il resto sono confermate le atlete. Scese in campo dal primo minuto. 4-0. E ancora al servizio Gennari. Sentono che è il momento giusto per affondare il colpo le friulane di casa. Ed è confermato questo gran momento per l'Itas Citafiera Martignacco con il muro deciso su Valentina Facco. 5-0 e timeout chiamato da Stefano Castegnaro.
che cerca di scrollare le sue ragazze, ma a questo punto Ciro, la situazione si fa davvero difficile per loro. Devo essere sincero, Silvia, se avessi un euro da giocare non lo giocherei su Talmassos in questo momento, perché perdere 2-7 vantaggi costa grandi energie e risorse mentali, perché l'inerzia della partita è da parte di Martignacco, perché siamo in casa di Martignacco, perché Martignacco è partita molto bene anche nel terzo set. Si ricomincia con il servizio di Giulia Gennari e Stefano Castagnaro si gioca questa carta, il cambio al palleggio fa entrare Costanza Neri, che immagino rimarrà almeno per il giro dietro, ragazza che viene da Trieste. Sì, così facendo Castagnaro praticamente a inizio set si è già giocato il doppio cambio. Ball out questa di Cozzo, che cerca comunque di esultare, esce anche Valentina Cozzo a capo chino, non è un buon segno. Entra una delle ex di questa sera, Colonnello, e vedremo se saprà tirare fuori qualche risorsa in più per aiutare le sue compagne. Certo che l'uscita di Cozzo al terzo set può avere due significati: o il colpo della disperazione o la resa delle armi. Pozzoni, Murata out, 7-0, parziale di 7-0, veramente pesante. In ogni caso difficile da recuperare. I primi due set sembrano aver schiantato la CDA Talmassons. Al servizio Gennari c'è qualche protesta. C'è un giallo. Ha mostrato un calcio, ma non ho capito a chi. Per le proteste probabilmente sul palleggio di Neri hanno... le proteste sono state troppo accese secondo il primo arbitro Libardi, e quindi cartellino giallo. 7-0, si ricomincia. Cartellino giallo evitabile sullo 7-0, ma assolutamente giusto, dato un po' di respiro all'avversario. Non mi sembravano così veementi le proteste. In ogni caso Pozzoni continua con un buon pallonetto alla sinistra del muro di Gogna, 8-0. Beatrice Pozzoni, ex Dunco Leoni Bergamo. Costanza Neri per il primo tempo di Gogna, ma la CDA non riesce a trovare il primo punto di questo set, 9-0. Ho aspettato il terzo set per non arrivare a conclusioni affrettate. Oggi Giulia Gogna non pervenuta. Non ho il tabellino, ma a memoria non mi ricordo un numero di punti superiore a 3-4, forse all'inizio del primo set. Il secondo set sicuramente difesa e Murata, questo set qua già servita tre volte, e non si può neanche dire che non abbia trovato l'intesa con Giora, non ha avuto il guizzo finale, diciamo così, la traiettoria giusta, la scelta, non lo so. Oggi senza dare colpi a nessuno ovviamente, ma forse Giulia Gogna è un po' mancata. Anche Gilda Lombardo si trattiene a parlare con Valentina Facco. 9-0 è il parziale pesantissimo inferto dall'Itas Citafiera Martignacco in questo terzo set, e credo, da quello che abbiamo visto, difficilmente recuperabile. Gennari su Colonnello, buona la sua ricezione, primo tempo di Gogna che smentisce Ciro nelle sue osservazioni. Allora, questo è quello che ci aspettavamo per tutta la gara. Adesso
a fine in fase di analisi vedremo il tabellino, può essere anche che abbia avuto una percezione sbagliata, ma sono abbastanza sicuro nel pensare che il tabellino di Gogna sia se non altro inferiore ai suoi standard. 9-2 intanto con l'ace trovato da Elena Colonnello, vistosa fasciatura per lei alla mano destra. Si tratta di un problema alla pelle dovuta al freddo, quindi non è un infortunio per lei. Vedremo se insisterà su quella parte di campo. È così, De Nardi si sposta, bella apertura, bellissima alzata di Giulia Gennari per Molinaro, che non perdona. Gioca sul velluto l'Itas Cittafiera Martignacco con questo vantaggio di 8 punti. -10-2. Tra l'altro abbiamo proprio davanti a noi uno, quelli che è stato allenatore, credo, di Beatrice Molinaro. In realtà non si sono mai incrociati, ma è vero un'altra cosa. Nonostante siano omonimi, sto parlando di Simone Molinaro. Simone Molinaro però ha allenato Cerruto, Battain, Vitt, Beltrame. E quindi ci sono tanti incroci, tante storie che si incrociano qui sugli spalti del palazzetto di Martignacco, mentre siamo al terzo set con l'Itas Cittafiera avanti per 11-2 sulla CDA Talmassons, e in questo terzo parziale avanti per 2-0 nel conto dei set. Silenzio che cala sul palazzetto e sul servizio del capitano Lara Caravello. Terzo punto da assegnare a Valentina Facco, ex Chions. Battain. Sì. Se lo speaker ha pronunciato, gran battitrice tra parentesi. Anche in alcune situazioni ha salvato, diciamo, la sua squadra, cosa che non accade in questo caso, anche se la battuta era buona obiettivamente. Ma ha trovato l'ottima ricezione di Lara Caravello. Ha trovato un'ottima ricezione, considerando che comunque entrare al terzo set, quindi dopo quasi un'ora a freddo in battuta, traiettoria così ficcante, ci vuole anche proprietà tecnica e freddezza. 12-3, Molinaro c'è l'ace. Questa è la battuta di cui parlavo il primo set, e che non è entrata subito, ci ha messo un po' per ritrovarla. Ci ha messo il tempo di scaricarsi un po' psicologicamente, di scaricare un po' la tensione. Come vedete, con un punteggio di 13-3, 10 punti avanti, la mente si libera e arriva anche l'ace. Questa è una battuta che fa veramente danni in queste categorie, perché pochissime giocatrici sono in grado di effettuare una battuta salto flotto da quell'altezza, quindi è una traiettoria quasi sconosciuta per gli avversari. 13-4 dopo l'errore al servizio di Molinaro, che ovviamente ha forzato il suo servizio. Beltrame contro muro a 1 di Costanza Neri, passa facile 14-4. E anche Pozzoni, che è una gran battitrice, ora può sbizzarrirsi da dietro la linea dei 9 metri. Palla che invece si spegne sulla rete. Non si è alzata troppo bene la palla dal numero 1 in maglia bianco-azzurra. Ora il turno di Sartori sul 14-5. Sempre su Pozzoni, qualche difficoltà per lei, immaginare, ci arriva in palleggio ancora Pozzoni, che però manda out. Il clima, Silvia, è diventato surreale, perché nonostante un numero di persone incredibile, forse mai raggiunto qui al palazzetto di Martignacco, e sono tanti esatto, anni che, esatto, forse per che lo frequento, veramente l'afflusso di pubblico non è mai stato questo. E nonostante questo c'è un silenzio, anche dopo i punti si è spento l'entusiasmo di Martignacco, perché
il set sembra ormai incanalato. Talmassons non ha più lacrime per piangere dopo i regali, diciamo così, dei primi due set. È un clima un po' surreale, si sente più la voce delle giocatrici che di 500 persone presenti. È un po' anche la nostra. È la nostra. 14-7, intanto con il punto messo a segno da Elena Colonnello, con un ottimo tocco in diagonale stretta, e c'è il time out chiamato da Marco Gazzotti, che non vuole correre rischi, sa che il vantaggio è ampio, ma vuole mettersi al riparo da qualunque velleità di recupero della CDA. Si riprende con il servizio di Alice Sartori. Ricordo che Camilla Giorra è stata sostituita da Costanza Neri. E Cozzo da Elena Colonnello. Sartori non forza, non abbastanza da impensierire Pozzoni. Palla comoda, comoda per Gennari. E poi l'attacco di Beltrame va giù. 15-7, e c'è il tempo per far entrare al servizio Erika Presello, classe 2001, dal vivaio di Martignacco. Marco Gazzotti dalle ultime indicazioni alla sua giovanissima giocatrice. Bene Colonnello in ricezione, che se la canta e se la suona e metta giù un bel lungo linea per far applaudire i propri tifosi. 15-8. C'è ovviamente il cambio con Gogna, che rientra al posto di Battain. E Nardini è pronta per il servizio. Palla troppo semplice per De Nardi. E Martinuzzo incredibilmente sbaglia. Martinuzzo è riuscita a fare delle cose difficilissime e allo stesso tempo sbagliarne alcune, ecco, che sembravano scontate. Visto che siamo stati un po' cattivi con Giulia Gogna, possiamo dire che dall'altra parte chi forse ha deluso oggi è Martinuzzo. Nella ottima prestazione di Martignacco, Martinuzzo non ha proprio brillato, se non altro perché gli errori sono stati così un po' grossolani. 16-9, è proprio la centrale numero 5 ad andare al servizio, a mettere in difficoltà Colonnello. Costanza Neri in bagger, palla imprecisa per Colonnello, che non può chiudere. Pozzoni da seconda linea, la palla tocca la rete e Facco non si tuffa. 17-9, ancora Martinuzzo. Abbiamo visto Cibin avvicinarsi alla zona del cambio, chissà se ci sarà spazio anche per lei. Buon servizio di Martinuzzo su Sartori, che tiene bene. Fast di Gogna, direttamente out. Un 18-9 che sa di resa da parte della CDA. Possiamo dire che Talmasson sicuramente non è entrato al terzo set col piglio giusto, e la costanza di Martignacco nelle prime battute ha fatto il resto. A volte sono gli errori dell'avversario che ti tengono in partita, non è quello che è successo in questa frazione. Era esattamente il contrario, cioè nel primo set sembrava che Martignacco fosse spacciato, ma sono gli errori di Talmassons che inizialmente sembravano di poco conto ad aver dato il via alla rimonta. Dinamiche pallavolistiche, Silvia, che costano caro e sui quali Talmassons dovrà riflettere questa sera o da domani forse. 18-10, Gennari con le nocche sulle mani di Giulia Gogna, palla spinta per Colonnello, che trova il muro proprio di Gennari, mentre segnalo il cambio di Stefano Castegnaro, che rimanda in campo Camilla Giora. 19-10,
Gennari può forzare a suo piacimento, visto il vantaggio, e lo fa con Cerruto, che riceve bene. Giora rischia un primo tempo e fa bene con Gogna. 19-11. Segnalo anche che Cerruto è rientrata al posto di Ponte. Un'alternanza che non ha pagato tantissimo. E Elena Colonnello manda direttamente out questo pallone. La direzione del servizio era buona, ma palla che sfila, facendo sospirare i tifosi della CDA Talmassons. 20-11. Itas Citafiera Martignacco, vicinissima al traguardo di campione d'inverno. Avanti 2-0 nel conto dei set. Giora alza il pallone per Facco. Facco che è un po' scomparsa dal campo. 21-12. Errore banale di Sartori, che alza un gomito e tocca una palla destinata ad andare out. Diciamo che siamo in una fase della gara, Silvia, dove è difficile anche commentare gli errori, perché c'è una delle due squadre che è già negli spogliatoi. Sartori viene in ricezione, ma c'è l'invasione. A muro, a rete, scusate, 22-11. Gazzotti che invita il pubblico a applaudire le proprie ragazze. Cerruto, problemi per lei. E accenno di protesta da parte di Pozzori. Allora, bisognerebbe andare con la netcam a capire dove fosse buttata la palla. Però diciamo che sul 22-11 potremmo lasciare correre. Però veramente le ragazze dell'Itas Citafiera Martignacco hanno una concentrazione, un agonismo tale addosso dal primo minuto di questa partita. Diciamo dal quinto, dai. Dal quinto minuto, esatto. Prima forse ne avevano troppa. Incrocio da parte di Gennari, palla che non va giù. Facco non attacca da 20 minuti circa. Sta attaccando in maniera completamente diversa dal set precedente. Giora si salva in questa maniera, altra possibilità per l'attacco di Molinaro, c'è la copertura di Gennari, palla alta per Pozzoni, murata, copertura di De Nardi, showtime dell'Itas Citafiera Martignacco, 23-12. E difficile è difficile per le ragazze in campo rimanere in campo in queste situazioni. Ah, ovviamente la CDA Talmassos può comunque essere fiera di quello che ha fatto nei primi due set, anche se ha evidentemente tantissimi rimpianti per non aver saputo approfittare delle occasioni avute. È evidente che per quello che abbiamo visto nei primi due set, la percezione che abbiamo avuto è di due squadre che si equivalgono. Forse quello che ha dimostrato oggi Martignacco è più solidità mentale, ma dal punto di vista tecnico non c'è un divario così netto. E andiamo, una piccola attenuante a Talmassons, Gilda Lombardo in panchina, quel che tanto piccola non è come attenuante, non è proprio, ma non è neanche giusto sminuire chi ha giocato al suo posto. Assolutamente. 23-13, punto di Facco, e cerca le mani del libero De Nardi. Pozzoni, palla spinta, Colonnello, c'è da seconda linea ancora Facco che forza verso zona 1. 23-14. Ancora l'opposto con il numero 3 ad andare al servizio. Piedi a terra, facile su De Nardi, bella possibilità per Beltrame che ne approfitta.
24-14, 10 match ball per l'Inter Civitafiera Martignacco. Il suo pubblico in visibilio, giustamente, per quanto hanno fatto vedere le ragazze di Marco Gazzotti questa sera. Pozzoni, palla spiovere su Sartori, ed è Gennari a mettere giù il 25-14, che vale la vittoria per 3-0 dell'Inter Civitafiera Martignacco sulla CDA Talmassons, con i parziali di 25-23, 28-26 e 25-14. Itas Civitafiera Martignacco che si conferma così al primo posto e può guardare tutti dall'alto verso il basso. Ciro, l'abbiamo già accennato prima, ha vinto la squadra che è sembrata più solida anche da un punto di vista mentale. Ecco, avevamo fatto in apertura di telecronaca una riflessione sull'approccio di questa settimana. Bocce ferme, possiamo dire che forse caricare di tensione l'ambiente a Talmassons non ha giovato, perché proprio quando i nervi devono rimanere saldi, Talmassons è clamorosamente crollata con errori evitabili. Martignacco l'ha vissuta in maniera distesa, rilassata, e nel momento di difficoltà ha avuto la lucidità per venirne fuori. Merito a Martignacco, mea culpa per Talmassons. Sono sicuro che al ritorno ne vedremo ancora delle belle. Un campionato tutto da seguire, quello di B1 femminile, potrete farlo insieme a noi. L'appuntamento è per la ripresa del campionato dopo le feste natalizie, si ricomincerà il 7 di gennaio e sarà Talmassons a giocare in casa. Allora ringrazio Francesco Zilli per le riprese, Ciro Zoratti per averci fatto compagnia nella telecronaca, e anche da Silvia Martini è tutto. Ne approfitto per augurare a tutti gli appassionati di volley e a tutti i tifosi di questo sport fantastico un sereno, un bellissimo, divertente e sportivo Natale.